finto broker truffa una compagnia assicurativa senese. Siena si prepara ai primi passi verso la mobilità elettrica. Castellina in Chianti avvertite lievi scosse di terremoto nella notte. Per lo sport Menzana rimandata al 25 giugno l'udienza prefallimentare. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. I carabinieri della stazione di Siena hanno denunciato un 41enne napoletano attivo online su tutto il territorio nazionale che è riuscito a truffare la filiale senese di una nota compagnia assicurativa. Il servizio di Andrea Mari. È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Siena un 41enne attivo online su tutto il territorio nazionale che è riuscito a truffare la filiale senese di una nota compagnia assicurativa. L'uomo si è presentato ai propri clienti come broker assicurativo per RC Auto, ha avuto il mandato dai proprietari di turno di auto, moto e autocarri e gli si è rivolto all'agenzia prescelta. Dopo l'accettazione dell'utente della strada, l'uomo ha stipulato telefonicamente una polizza da 600 euro con la citata filiale senese, presentandosi sotto falso nome. Con la promessa di eseguire un bonifico online, si è congedato dalla segretaria di turno e si è dedicato a redigere ad arte una falsa ricevuta di bonifico. Nel fine settimana il truffatore è riuscito a farsi inviare una quietanza di pagamento dalla società assicurativa attraverso pressioni telefoniche sulla segretaria, che aveva ricevuto la falsa attestazione di un avvenuto pagamento. Ha rivenduto poi quella quietanza al proprietario del veicolo, che si era rivolto a lui, con la differenza che questi aveva davvero saldato il conto con un bonifico buono e non simulato diretto al truffatore. Riscosso il denaro, l'uomo è sparito dai radar. L'intermediario è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per truffa aggravata e sostituzione di persona. Cambiamo argomento, anche Siena fa i conti con il cambiamento del mondo dei trasporti. In consiglio comunale il vice sindaco Andrea Corsi, rispondendo all'interrogazione di Per Siena, ha annunciato quali saranno i prossimi passi. Sentiamo. Il nostro intervento vuole essere quello di una creazione di un polo dove si possa fare veramente logistica, con sensori all'interno dei mezzi per far fare viaggi, come si dice, a carico completo dai mezzi, in modo tale per efficientare e ridurre quindi i transiti all'interno della zona a traffico limitato. È un intervento di lunga durata, quindi non sarà possibile realizzarlo in pochi mesi. Quello che potremo fare e che stiamo già facendo è quello di intervenire su una politica tariffaria che incentivi il mezzo elettrico. L'altro strumento è quello di apporre alcune fasce orarie che appunto incentivino l'utilizzo di questo tipo di mezzo, che è meno impattante su chi vive nel centro storico. Il mondo dei trasporti sta cambiando, l'azione più concreta che un'amministrazione comunale può fare è quello che dicevo prima, cioè di incentivare l'utilizzo da chi da privato ha necessità di entrare nel centro storico, e chiedere con forza, questo sì, per quasi con forza di legge, a chi svolge servizi pubblici, quindi per conto della comunità, l'utilizzo di mezzi elettrici all'interno della zona a traffico limitato. A Siena c'è già una linea che è completamente elettrificata. Da settembre arriveranno due nuovi mezzi elettrici che metteremo in campo su linee che passano su punti particolarmente delicati e particolarmente urbanizzati, come può essere via Stalloreggi o Pantaneto. Non è soddisfatto della risposta all'interrogazione presentata da Per Siena il consigliere comunale Pierluigi Piccini. Servono fatti e non parole, afferma. Sentiamolo. Francamente sono un po' caduto dalle nuvole, non tanto per dalla responsabilità di questa amministrazione, che è un anno senza ideata, però ripeto, non abbiamo una visione organica di come intende intervenire. Ma il progetto dello stoccaggio delle merci all'esterno con distribuzione all'interno e la sostituzione delle macchine per quanto riguardava la consegna delle merci risale al 1999. Cioè, voglio dire, è in parte già realizzato, perché in parte la CNA insieme ad alcuni operatori l'hanno realizzato. Cioè, ricominciare sempre da capo senza andare a vedere quello che è stato fatto nel passato, prendere le parti positive, magari modificandole, potrebbe essere una soluzione per, come dire,
accelerare i tempi. Anche questa questione che è economica, è vero che è economica, ma se non si stabilisce una data, fra 10 anni entrano gli strumenti, i mezzi elettrici, nessuno potrà mai fare investimenti. Cioè dal 1999 sono passati 20 anni e nessuno ha mai fatto operazioni di questa natura. Adesso si continua a dire, ma mettere i mezzi elettrici è una cosa difficile perché c'è un problema economico. È vero, ma se non si stabilisce un programma, un progetto con delle scadenze, non sarà mai possibile farlo, no? È evidente questa cosa qui. Quindi si rimanda in continuazione e noi usciamo sempre con le parole, parolone, mobi siti, mobi di là e mobi su, però poi di fatti concreti ce ne sono pochi. Anche il completamento del raddoppio della Siena-Grosseto e la manutenzione della Siena-Firenze sono stati discussi in Consiglio Comunale. Lavori che sulla Siena-Grosseto non termineranno neanche per questa estate. Ce ne parla sempre il vice sindaco Andrea Corsi. Il sindaco nei suoi colloqui con ANAS ha posto l'attenzione quanto sia importante per Siena la realizzazione di quest'opera in concomitanza con la realizzazione di quello che noi chiamiamo il lotto 0. Per quanto riguarda il lotto 9 è in fase la redazione del progetto esecutivo. Il lotto 4 è a gara, quindi partiranno i lavori. Vi ricordo che sono interventi che partono per il lotto 9 oltre 160 milioni di euro e l'8.4 oltre 100 milioni di euro che ANAS ha già stanziato e che quindi verranno spesi. Per il lotto 0 è in corso la fase di progettazione e è stata messa la possibilità di andare a gara nel biennio 2019-2021. E a parlare proprio della Siena-Grosseto è stato anche il consigliere comunale del Partito Democratico, Alessandro Masi. Sentiamolo. Si parla sempre e comunque del rilancio della città, di una nuova stagione di sviluppo, ma se non c'è attenzione, diciamo, sia alle infrastrutture e al loro stato di manutenzione o di avanzamento, non si va da punte parti. Se per il linguaggio per stare in Europa sulle quattro corsie, noi abbiamo l'opera della Grosseto Fano, per noi la Siena Grosseto, che ancora vede due lotti, il lotto 4 e il lotto 9, che ancora naturalmente non hanno trovato realizzazione. Nella risposta c'è stato detto che per quanto riguarda il lotto 4, che praticamente è il lotto per il collegamento fino a Civitella, è in corso di assegnazione i lavori, mentre per quanto riguarda il lotto 9 ancora non siamo nella fase della progettazione definitiva e quindi ancora non siamo nella certezza dell'assegnazione delle risorse. Per la città poi il punto fondamentale è questo benedetto lotto 0, che non soltanto sarebbe un ulteriore stato di avanzamento del completamento della Grosseto Fano, ma per noi sarebbe, come dire, un intervento riqualificante del collegamento tangenziale in qualche modo di tutta la città e che quindi avrebbe dei riflessi e dei benefici positivi sulla città. Come accennato nei giorni scorsi, dai consiglieri di Fratelli d'Italia arriva la proposta di spostare in fortezza la movida notturna, in modo da tutelare così i residenti del centro storico. Una proposta che, come abbiamo visto anche ieri, non dispiace ai giovani, veri protagonisti della vita notturna. A spiegarci questa proposta, Bernardo Maggiorelli, consigliere comunale, tra i promotori della proposta stessa. Sentiamo. Allora, noi come gruppo consigliare abbiamo fatto un comunicato inerente a questo, però è giusto dare delle delucidazioni in merito. Allora, diciamo che non è che la movida è innanzitutto movida è stato utilizzato e coniato come termine per semplificare il tutto, non c'è una vera e propria movida a Siena, chiaramente, è solo una parola per non stare a generalizzare troppo. Diciamo che non vogliamo spostare la movida in fortezza, vogliamo creare un'alternativa in fortezza in cui cercare di sgonfiare una situazione che in alcune zone del centro storico in particolare si stanno creando dei disagi tra residenti e
clienti e operatori del settore inerente alla movida. I contenitori ci sono, stiamo cercando di formalizzare le modalità per poterli adoperare a uso pubblico, ovvero i bastioni della fortezza e i loro interni, perché sono dei locali enormi, inutilizzati da tempo, a parte quello chiaramente dell'enoteca che sappiamo che è fallita e quindi in questo momento non è recuperabile, anche se il Comune sta pensando alla nuova amministrazione di provare a recuperare l'enoteca in sé, e faremo dei bandi che potranno essere messi a disposizione di eventuali imprenditori che vorranno investire su questo settore. Vedremo come farli, c'è della possibilità per esempio anche di mettere gli imprenditori in situazioni in cui si impegnino a recuperare anche a livello proprio di restauro, tra virgolette, i bastioni, magari non pagando niente come affitto, o anche altre modalità, stiamo studiando questo soprattutto. Innanzitutto stiamo preparando questa mozione per dare il via libera a livello proprio formale del Consiglio Comunale, poi da lì studieremo precisamente come fare. Comune e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio nello stesso tavolo per ufficializzare il loro accordo. Accordo che ripristinerà la conferenza dei servizi e un tavolo di concertazione da convocare una volta al mese, che permetterà così di accorciare i tempi per i pareri sulle pratiche. A presentarlo questa mattina, oltre all'assessore Francesco Michelotti, anche il soprintendente ad interim Andrea Pessina. Sentiamo. Oggi abbiamo firmato un rinnovo del protocollo che in qualche modo ridà vita alla conferenza tra il Comune di Siena e la nostra soprintendenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia in forma semplificata che ordinaria. Siamo convinti che sia veramente uno strumento utilissimo per rendere ancora più fluida l'attività amministrativa e velocizzare i tempi di emissione dei pareri. Questo perché intorno a un tavolo e il rappresentante della nostra soprintendenza potrà confrontarsi direttamente con la Commissione Comunale Paesaggio e rilasciare il nostro parere non solo per quanto riguarda lo stretto tema del paesaggio, ma anche per gli aspetti di natura archeologica. Arriviamo finalmente stamani a firmare la riattivazione della conferenza dei servizi che mancava da qualche anno. Consentirà un disbrigo delle pratiche, un assolvimento delle pratiche sicuramente molto più rapido, molto più snello, molto più veloce. Quindi il rimpallo, il ping pong, diciamo, di pareri fra Comune e Soprintendenza ora viene unificato in un unico momento. Una media degli uffici sono 600 pratiche, poi ci sono, vanno divise fra ordinaria e semplificata, per cui ecco, se noi prendiamo 500-600 pratiche all'anno abbiamo una diminuzione di un terzo del tempo che in questo momento appunto le pratiche hanno nel loro iter fisiologico. Molti di noi questa mattina sono stati svegliati da due scosse di terremoto con epicentro nella zona di Castellina in Chianti, scosse che sono state registrate la prima nella notte alle 22.59 e la seconda alle 4.36 e, come detto, chiaramente avvertite a Siena. Sentiamo allora a tal proposito il professor Dario Albarello, docente di geofisica della terra solida all'Università di Siena. Siena si trova in un'area a relativamente bassa sismicità, ma è una zona sismica. I terremoti di Castellina in Chianti in questa sequenza ci ricordano il fatto che questo territorio è un territorio sismico come tutto il territorio nazionale. Senza che questo scatini il panico, di fatto è un territorio che è soggetto a terremoti, lo è stato nel passato e lo sarà anche in futuro. Anche terremoti più intensi di questi. Ci sono stati terremoti in passato a Siena, a Castellina in Chianti, in tutta quest'area. Terremoti più intensi di questo, l'ultimo è 1798 che provocò delle vittime anche. Quindi dobbiamo essere pronti a fronteggiare quel tipo di terremoti. Fronteggiare il tipo di terremoti vuol dire imparare a convivere con un certo tipo di sismicità, quindi imparare a conoscere che tipo di effetti può avere e imparare a prevenirli. Dobbiamo semplicemente ricordarci che viviamo in un territorio che è sismico e che i terremoti sono arrivati e quindi ci sono stati e quindi ci saranno. Sicuramente è più pericoloso fuggire fuori che rimanere in casa proteggendosi al di sotto di mobili che possono proteggerli. Tenete presente che la maggior parte delle vittime in caso di terremoti di questo tipo sono dovuti a crolli di elementi non strutturali, tipo per esempio le tegole, come dicevo prima, tipo grossi pezzi in tonaco, che in qualche modo colpirebbero le persone che corrono per strada. Quindi bisognerebbe rimanere in casa, cercare di proteggersi dentro la propria casa e aspettare il termine della scossa e solo allora muoversi in movimento. Un elemento che forse sfugge più sono le case a farci male, non è tanto il terremoto. È un oggetto costruito da noi, quindi dovremmo imparare a conoscere bene la reazione dei nostri manufatti rispetto al terremoto, più ancora del terremoto.
Cambiamo argomento: fatturato pari a 3,4 milioni di euro, con un utile di circa 130.000 euro e 50.000 euro di dividendi distribuiti tra i soci. Sono i numeri che riassumono la positività del bilancio 2018 del polo termale nato dall'integrazione tra le terme Antica Querciolaia e le terme di Petriolio. Sentiamo allora le parole del direttore generale Alessandro Fabbrini. Anche quest'anno, il 2018, è stato un anno ricco di soddisfazioni per Terme Antica Querciolaia, che chiude un bilancio inutile come oramai da più di 15 anni, e questo è un segnale molto positivo che conferma le ottime scelte strategiche fatte nel tempo dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Silvana Micheli, e che ha visto le nostre terme crescere negli anni continuamente su tutti i reparti. Stiamo ragionando su alcuni ulteriori investimenti e su miglioramenti che riguardano le zone, diciamo, un po' più grigie di questa dell'annata 2018, che comunque si chiude in maniera molto molto positiva, tanto è vero che la società ha deciso di staccare anche un dividendo ai propri soci. Querciolaia è diventato un punto di riferimento nel tempo sia per il turismo di passaggio, ma anche per tutta l'Italia centrale, direi, perché oramai vengono tantissime persone non solo da Siena, dalla provincia, dalla Toscana, ma anche dall'Emilia Romagna, dal Lazio. Noi tutti i fine settimana abbiamo ormai frequentatori abituali che passano da noi il weekend, e si vede poi nei numeri che facciamo tutti gli anni, soprattutto nel parco piscine termali, che è il nostro fiore all'occhiello, facciamo anche 140.000 presenze annuali. Ci spostiamo in provincia, si è presentata ai nostri microfoni la candidata a sindaco del comune di Asciano, Elisabetta Ravaglia, appoggiata dalla Lega. Sentiamo. Noi siamo una squadra e vogliamo lavorare in squadra, non c'è la singola persona che conta, ma siamo un gruppo, e su questa è la nostra forza. Il nostro programma è un programma schematico, un programma semplice, attuabile, non è un libro di sogni assolutamente, non è un programma illusorio, vano. Noi siamo per le cose concrete. Siamo per il dialogo con i cittadini, il colloquio, vogliamo un rapporto diretto con loro, perché crediamo che sia l'unica soluzione, l'unico modo per arrivare a una soluzione positiva delle loro problematiche. La mia squadra praticamente è formata da persone di varie età e di diverso spessore. Abbiamo dal ragazzetto di 19 anni, che però già lavora, è un imprenditore agricolo, lavora nell'azienda del padre, è molto interessato alla politica e mi chiese personalmente se poteva aderire alla nostra iniziativa. Io dissi ben volentieri, perché credo che le persone giovani diano quel qualcosa in più, l'innovazione che serve. Poi abbiamo anche quattro persone dell'Arbia, una scelta voluta proprio perché loro si potranno direttamente occupare delle dinamiche che conoscono vivendo nel loro territorio. Ci spostiamo in Valdelsa, il sindaco uscente di San Gimignano, Giacomo Bassi, ha chiuso il suo mandato come presidente dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale dell'UNESCO in autunno, la prossima assemblea elettiva. Filippo Tecce. Dopo 5 anni a servizio dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, termina l'esperienza da presidente di Giacomo Bassi. Anni impegnativi, perché questa nostra associazione si è trovata ad accompagnare e sostenere tutti noi nell'affrontare cambiamenti politici, economici e sociali importanti che si sono realizzati nell'arco di pochissimo tempo, spiega il sindaco uscente di San Gimignano. Per Bassi l'associazione è stata luogo di confronto e strumento di crescita. Questo è potuto accadere, dice l'ex presidente, perché tutti insieme siamo riusciti a leggere da nuovi punti di vista le esigenze dei nostri territori e dei beni culturali dal valore inestimabile che essi accolgono. Abbiamo saputo farci portavoce delle criticità e delle grandi sfide che comporta la nostra attività di amministrare dei borghi, dei territori più ampi, delle città, dei parchi in quanto patrimonio mondiale.
sociale, prosegue Bassi. Abbiamo saputo fare dell'associazionismo anche un soggetto sindacale, capace di realizzare piattaforme programmatiche e proposte concrete rivolte a governo e Parlamento. Guardando al domani, l'auspicio è che il suo successore possa far valere la Convenzione di Parigi per il patrimonio mondiale del 1972, dove all'articolo 4 si assegna allo Stato la responsabilità dei siti UNESCO. Lo Stato, chiude Bassi, non ha messo a disposizione dei gestori dei beni l'indispensabile cassetta degli attrezzi per ottemperare ai doveri richiesti, né a livello strumentale né a quello normativo ed economico. Sarà il sindaco di Cerveteri Alessio Cascucci a guidare l'associazione fino alla prossima assemblea elettiva che si terrà in autunno. Andiamo a Cassole d'Elsa, Tamara Tognetti, candidato sindaco della lista civica Noi Ci Siamo, proprio per le amministrative a Cassole d'Elsa, propone di sviluppare forme alternative di turismo a quello d'élite. Sarebbe un modo per valorizzare alcune frazioni della città. Sentiamo ancora Filippo Tecce. Non soltanto turismo d'élite a Cassole d'Elsa, Tamara Tognetti è convinta che altre forme, diciamo più di massa, possano da una parte sfruttare le frazioni del paese e dall'altra utilizzarne diversi fondi sfitti. Non per caso, infatti, il candidato sindaco della lista civica Noi Ci Siamo e capogruppo in consiglio comunale uscente per Rifondazione Comunista propone anche l'albergo diffuso, potendo quindi contare su tutti i servizi alberghieri, come la colazione in camera o il servizio ristorante, ma con i comfort della normale abitazione, compreso in alcuni casi la possibilità dell'uso della cucina. Allora, per quanto riguarda il turismo di elite esiste in modo abbastanza elevato qui a Cassole d'Elsa. Noi siamo per proporre un altro tipo di turismo, meno di elite, e questo dovrebbe servire a rilanciare certe frazioni, vedi Menzano, vedi Monteguidi, dove c'è il 30-40% di abitazioni vuote, di proprietà ma vuote, e quindi vogliamo prendere il progetto dell'albergo diffuso, c'è anche una legge regionale, però anche rilanciare l'attività, non so, lì ci sono dei circoli privati o altre cose che alcuni giovani potrebbero proporre, perché l'albergo diffuso vuole dei servizi in comune, per esempio la colazione. Adesso a Montalcino, dove questa mattina sono stati presentati 5 nuovi bus extraurbani TM alla presenza del sindaco di Montalcino e presidente della provincia Silvio Franceschelli e del presidente della TM Massimiliano Dindalini. I primi 5 dei nuovi 70 mezzi Euro 6 di ultima tecnologia che in questo 2019 sostituiranno così altrettanti vecchi autobus extraurbani. Sentiamo. È un po' che stiamo investendo nel rinnovo del parco mezzi, lo facciamo tra l'altro visitando il territorio dove questi mezzi percorreranno le strade, quindi è un modo per collegare il territorio che noi serviamo con l'innovazione tecnologica, anche con l'attenzione dell'azienda alle zone anche più rurali e non solamente a quelle urbane. In questo senso la realtà di Montalcino è una realtà importante ai fini turistici e ai fini economici, e dotare queste strade, questo paesaggio meraviglioso di mezzi nuovi, efficienti e compatibili con l'ambiente ci rende orgogliosi della missione che siamo chiamati a compiere. Sì, la scelta di rinnovare i mezzi deriva da un processo di crescita che TM inizia fin dalla sua nascita. Dobbiamo ricordare che TM ha 9 anni di vita tra qualche mese, quindi è una realtà giovane e che ha iniziato fin da subito ad investire. Prima abbiamo rinnovato tutto il parco mezzi urbano, adesso stiamo progressivamente procedendo al rinnovo di quello extraurbano. Questo lotto di 5 autobus è il primo di una settantina di autobus che arriveranno entro la fine dell'anno, e quindi ciò ci rende orgogliosi degli sforzi che facciamo, ma anche della possibilità che abbiamo di restituire ai cittadini mezzi degni dei territori e anche del servizio che siamo chiamati a svolgere. Apriamo la nostra pagina sportiva, parliamo di calcio. Tanta la rabbia e la delusione al termine del primo turno dei play-off per la Roburziena, che esce sconfitta dal match contro il Novara. Sentiamo le parole del vicepresidente della Roburziena, Federico Trani. L'anno è partito non nei migliori dei modi e non è una scusa, ma è un dato di fatto che quest'estate abbia pesato alla fine nell'economia di tutto il campionato, ma non solo per noi, cioè per tutti quanti, perché alla fine
dato è che fino al 90esimo della partita di sabato tre squadre che erano tre outsider in teoria all'inizio dell'anno, non erano le primissime messe di partenza, stavano vincendo il campionato. Poi è successo del gol dell'Entella ed è l'unica di quelle coinvolte che alla fine che per ora ha ricavato qualcosa. Poi alcune sono ancora dentro i playoff e niente, quindi questo è un dato di fatto, ma non è una scusa, non è un alibi, perché come ho detto all'intervista pochi giorni fa, il Siena quest'anno comunque poi ha iniziato un campionato in un modo o nell'altro, ha fatto un suo percorso di crescita, si è creato un'identità, ha fatto vedere cose buone, ha fatto vedere cose meno buone, e però c'è molta delusione, c'è molta rabbia, perché le aspettative erano un po' di più e quindi il bilancio dell'anno non può che essere negativo. È stata rimandata al 25 giugno l'udienza prefallimentare prevista per il 28 maggio per la Menzana Basket 1871. Sentiamo il servizio di Bianca Maria Oliveri. È stata spostata al 25 giugno l'udienza prefallimentare della Menzana Basket 1871, convocata dal Tribunale in un primo momento il prossimo 28 maggio. Una buona notizia per l'amministratore delegato Massimo Dattile, che ora avrà un mese di tempo in più per portare avanti il difficile e faticoso piano di risanamento e per capire se la proprietà potrà garantire le risorse utili al salvataggio societario. Proprio l'incombere dell'udienza comportava per Dattile, come ammesso nell'incontro con la stampa, il cambio delle priorità nei pagamenti e quindi un ostacolo in più da superare. Il primo step è quello rappresentato dalla risoluzione del debito verso il personale. L'amministratore delegato si sta impegnando con tutte le sue forze per sistemare la gravosa situazione in cui versano i dipendenti della società, rimasti al loro posto nonostante le tante mensilità non corrisposte e il caos societario. Passiamo adesso al volley, parliamo di Emma Villas Siena. Come anticipato da Siena TV, sarà Marco Falaschi il primo tassello del roster bianco-azzurro. Il palleggiatore in uscita da Castellana Grotte è il primo rinforzo di coach Graziosi ed è adesso ufficiale. La Virtus Pallavolo di Poggi Monzi ha ottenuto la promozione nel campionato di prima divisione. Decisiva la vittoria di Firenze contro la Liberi e Forti. Filippo Tecce. Con due giornate d'anticipo, la Virtus Pallavolo di Poggi Monzi ha conquistato la promozione in prima divisione. A risultare decisivo per la squadra guidata da Roberto Scalabrini è stato il successo a Firenze contro la Liberi e Forti. Giancarlo Addolorati, responsabile del settore femminile della Virtus Pallavolo, parla di risultato di gruppo, il coronamento della stagione da incorniciare. La società viene da anni difficili, come tutte le società, piccole società sportive di provincia, quindi ha un grande valore per noi, è un grande valore immenso questo risultato, perché ci riproietta nella pallavolo un pochino più che conta, e quindi siamo felicissimi di questo risultato. Che lo possiamo fare? In realtà un allenamento, nemmeno una partita, un allenamento, ci siamo guardate dopo uno scambio e si è detto siamo proprio una squadra forte. E quindi è capitato in un giorno qualunque, quando fai dei sacrifici, vai in palestra, magari ci ha avuto una giornata un po' così, e invece arrivi in palestra e sei te stesso, ti liberi e trovi delle ragazze, oltre a essere delle compagne di squadra, sono delle amiche. Alla festa promozione della Virtus Pallavolo di sabato scorso era presente anche il presidente dell'Osservatorio regionale dello sport, Riccardo Burresi. Sapendo la necessità che ha questa società, ma che ha questo comune, questo territorio, di realizzare un palazzetto dello sport per far sì che ancora tanti giovani, in particolar modo tante bambine e tante ragazze, possano praticare lo sport della pallavolo, un diritto, quello dello sport in Toscana, che deve riguardare tutti e che purtroppo per lo stato degli impianti a Poggi Monzi non permette che questo diritto possa essere esercitato in maniera universale. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, e allora l'appuntamento come di consueto è con le previsioni del tempo, e a seguire con Roburopoli, Dario Di Prisco e Veronica Costa per parlare ovviamente della Robur Siena. A seguire la replica del nostro TG alle 22.50 vi proporremo invece le corse a pelo di Monticiano che si sono svolte sabato scorso. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.